Ciao a tutti, sono Natron e benvenuti a un nuovo episodio di Tomb Raider 3. Sto continuando a registrare dopo la fine dello scorso episodio. Ho voglia di giocare a Tomb Raider, ragazzi. Ho voglia tantissimo di continuare a giocare a Tomb Raider. Assolutamente. Quindi, l'ultima volta siamo arrivati qua. Abbiamo attivato. C'è un signore là. Che è quella manovella che ha chiuso la trappola nel villaggio della vasca con gli spuntoni, che ovviamente non ci permetteva di proseguire. Poi noi dovremo tornare qua e andare sopra quella casa là, perché là c'è un tizio, partirà con un filmato che dovrebbe darci una mappa per vedere quale di questi blocchi a forma di foglie è sicuro, sono sicure e quali no, per poter attraversare questo mare di questo lago di sabbie mobili. Quindi qua bisogna sicuramente tornarci prima o dopo. Com'è che si andava su? C'era una scala, mi ricordo. C'era una scala per andare su, forse no. Questa è una scala. Non è una scala questa, ragazzi. Non è una scala questa. Vabbè, comunque qua c'era tipo una scala che ci permetteva poi di salire, una cosa del genere. Forse da lì si poteva. Vabbè, comunque. Ci torneremo più avanti. Parecchio più avanti, mi sa. Forse proprio alla fine del livello. Forse proprio alla fine del livello, sapete? Si torna. Dardi. No, non mi impressiona. Ok. Niente dardi avvelenati, no, è una mia impressione che sento ogni tanto il rumore dei dardi avvelenati e penso che ci stanno attaccando. Ah, è vero, qua bisognava prendere questo. Bisognava prendere questo. Le munizioni per il fucile, che ancora non abbiamo trovato. Stranamente. Credo che il terzo capitolo. Non mi ricordo del quarto, ma il terzo dovrebbe avere l'arsenale più vasto dei primi 5 Tomb Raider. Se non ricordo male, non mi confondo con il quarto. Ah, qua non c'è. No, solo per un sacco di vie. Capanna. Capanna che però è sicura. Ottimo. Qua non c'è nulla, va bene. E qua? Qua si scivola. Ah. Ah. Ok. Questa è palesemente una mappa, ragazzi. Non è una trappola. Oh! Chiude quelle cose là, forse? Oh merda! Prendo anche il medikit, cioè il medikit, il raggio, perché tanto finisce subito l'effetto. E infatti è un po' sprecato, diciamo. Ah, forse di qua si va così, fermi, io ci provo, eh.
Boh, è un po' strano, come però. No, non credo che funzioni in questo modo. Allora, no, qua si torna indietro. No, voglio andare di sotto e proseguire. Qua di sotto. Ma è una scala questa? Questa cazzo è una scala? Ma è una scala questa? Che non si vede nulla, è scuro come il gioco. Però è una scala. E dov'è che ci porta? Ah, qua in cima. E basta, non c'è altro. Ok. Questo bordello per andare sul tetto, presumo. Ah no, là. Ah, questo è interessante. Ah, salvo un attimo. Buona con la risoluzione, Lara. Non metterti gli occhiali, che già è scuro. Se poi te li metti, non si vede più nulla. Non vedi più nulla, né te né io. Buona. Fuoco. Fuoco nel fuoco. Merda. Fuoco nel fuoco, indigene. Indigeno su. Nell'indigeno. Porca miseria. No, non me l'aspettavo questo. Oh, madonna. Ah, allora, fermi. Ah, di qua direi che non ci si può andare. Di qua sì, però forse si va sul tetto. Eh sì, direi proprio di sì. Direi proprio di sì. Ok. Ma da attirare questo. Ah, spuntoni, eh. Arpioni, forse per il... Non mi ricordo se in questo capitolo c'era la fiocina. Sì, al più c'è la fiocina, quindi si può anche andare sott'acqua. Beh, tette sei razzi, siamo ne uno. Che dite? Almeno così si vede un attimo. Ma non c'è nulla. Peccato. Peccato, peccato, peccato. Peccato. Poi non durano nulla sti razzi, cioè proprio ti durano... Uno sputo, madonna. Direi che là non ci si può dire no. Se camminando forse sì, però qualcosa che c'è. Ah, forse qua si torna indietro. Ma qua si muore, maledetti. Qua si muore, maledetti. L'hanno messa apposta la trappola. Qui si muore. O forse no. Oh, basta che non c'è da saltare. Ok, tutto a posto. Tutto tranquillo. Tutto tranquillo. Più o meno. Ah, c'è roba là. Tutto questo bordello per un
Per un bottone. Mi sembra giusto. Cosa fa il bottone? Ah, oh merda. Ah, ma adesso sono uno, ragazzi, un po'. Solo uno è pochino, secondo me. Però va bene, dai, ci sta, ci sta. Presumo che bisogna scendere adesso. Tanto è inutile andare di qua. Vediamo, ma sì, è inutile, dai. Stare qua è inutile, bisogna andare là di nuovo. E dov'era quell'altro? In due a sto giro, che so. Però, quando uno va bene, quando sono due cominciano ad essere tantini, gestibili, ma tantini. Ora bisogna salire in qualche modo. Vediamo di andare qua. Vediamo di andare di qua. E per salire dov'era? No, qua no. Ah, la scala era qua. Ok, la ricordo. Sì, che poi bisogna continuare ad esplorare e poi anche il villaggio. Non è finita qui, ovviamente. No, i livelli di questo terzo capitolo sono. Cominciano a essere lunghetti. Secondo me, in preparazione a quello che poi sarà il quarto capitolo. Porca di quella puttana, non era. Ah, Lara. Maledetta a te, maledetta a te, Lara. E boia di qui. Madonna. Lui non l'ammazza. Tanto di lì non si muove, non credo nemmeno che dovremmo tornare qua. Quindi prendo questo. Me ne vado via. Sono gli altri due ora. Che non so da dove vengono, ma io me ne sbatto e vado qua. Poi se arriveranno li ammazziamo dopo, non è importante. Dicevo, secondo me questi livelli un po' articolati, un po' lunghi, un po' aperti, li hanno fatti in preparazione per il quarto capitolo, è quello che a livelli veramente open world, un po' alla Dark Souls, se vogliamo dire, o almeno ai moderni giochi, quindi tipo in stile Dark Souls. Ok. Che è sto rumore? Madonna, mi sembrava una qualche bestia. Ho detto cos'è? Un dinosauro, un leone, un gorilla? Che bestia è? Vabbè, allora se li sono tutti questi mi metto fino qua, dai. Se ne mettete uno qua siete veramente degli stronzi, veramente. Boia di. Questo è palesemente una trappola e salto indietro io appena posso. Meno male che avevo salvato qui, meno male che avevo salvato qua. Meno male. Allora, vediamo cos'è sta trappolaccia. Vabbè, sembra tutto nella norma. Niente di strano.
Niente di strano per il momento. Cosa apre quello dietro, presumo? No. Quello l'ha aperto, per curiosità. No, e allora se ne stai là. Ciao. Io me ne vado. Scusate, ma mi sono perso qualcosa io. Mi sono perso qualcosa. Perché? Perché questa cosa qua? Allora, quella è una trappola. E non ci vado. Che senso ha? Voi dovete dirmi che senso ha aver fatto tutto questo bordello. Per cosa? Per nulla, forse aspetto il fuoco. No. No, non ha senso sta cosa qua. Cioè, se l'ho voluto qua, rischiato la vita per nulla. Boh. Non lo capisco, ragazzi, non lo capisco. Forse devo andare sopra il tetto, non lo so. Non lo so. No, non è andare sopra il tetto, dai, non diciamo cazzate. A meno che non ha aperto sta botola. Ah, eccola, 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 eccola. Mi sembrava. Oh merda, un coccodrillo. Mi sembrava strano, infatti, a me. Ho detto, bah, non c'è nulla. Mi sembra molto strano, eh. Che non c'è nulla qua. C'era una botola, però c'è anche un coccodrillo. Meno male che almeno coccodrilli non ho paura, non mi fanno paura. Dove siamo ora? Ah, ok. Ho capito dove. Ho capito, ho capito. Oh, siamo arrivati alla fine del livello. Incredibile. Pensavo che era molto più lungo, ragazzi. ...33 minuti e 48 secondi, vabbè, segreti zero, 14 nemici uccisi, 626 munizioni utilizzate, 424 bersagli colpiti, nessun pronto soccorso usato, 2,48 km percorsi. In teoria ce l'ho filmato qua. So perché non me l'ha preso. What? Perché non me l'ha preso il filmato? No, ragazzi, ve lo giuro, c'era un filmato qua, è da vedere. Perché non mi ha preso il filmato? Perché poi... Madonna. Allora, sì, qui doveva esserci un filmato, ok? Io la voglio... riprovare ad farlo. Se non riparte il filmato, ve lo metto io al prima del in fase di montaggio. Ve lo metto io, me lo segno ovviamente di No, si è glitchato tutto, no! No, vi prego, si è glitchato tutto, no! Ditemi che non è vero!
Ditemi che non sei glitchato tutto il gioco, vi prego. Vi prego. Madonna, mi sei glitchato tutto il gioco, cazzo. Ok, no, si vede tutto bene. Ottimo, 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 meno male. Allora, falso allarmi. Falso allarme. Ciao coccodrillo, maledetto infame. Io risalvo ora, però prima di andare là. E non so perché non mi ha fatto vedere il filmato. Vabbè, spero che non glitchi tutto per questo problema qua, eh. No, ragazzi, alla fine si è glitchato tutto. Fermi un attimo. Qua va. Perché qua non va? Qua si è glitchato. Va bene, sta cosa. Allora, io qua faccio un salvataggio in extremis qua. Ok, proprio come punto di salvataggio, di ancora di salvezza, ok? Perché magari non succede nulla e il gioco continua ad andare, però, visto che non è una cosa. Normale, no? No, si è riglitchato tutto, ragazzi. Ah, fermi. Chiudo il gioco e lo riavvio. Magari si resetta tutto, eh. Allora, dovrei aver risolto il problema. Non mi fai più quell'errore. Ho fatto comunque un salvataggio di sicurezza e speriamo che non lo fa più. Spero, perché altrimenti boh, altrimenti non saprei come risolvere il problema. Purtroppo, sapete? Allora, io ora risalvo qua. Salvo. Allora, ho creato lo slot, guardate, questo qua di salvataggio, proprio quello extremis. Io provo a risalvare in un altro qua. E vediamo, speriamo che va tutto bene. Vediamo che va tutto bene. Oh, bene. Bene, meno male, meno male, meno male, meno male. Ho interrotto qualcosa? Non perdi sangue, vero? Non hai intenzione di usare questo posto come un'infermeria? No, no. Bene. Bene, è solo che non voglio nessuno qui che attiri altre mosche. D'accordo, ho capito. Cos'è successo? Mi sono svegliato nella giungla con uno di quei cosi che si faceva uno spuntino con la mia gamba. Un indigeno. È strano che mangino direttamente dall'osso in quel modo. Beh, era buio e non sono riuscito a prendere quel farabutto, quindi non sono sicuro. Ma c'è qualcosa di sinistro in questa giungla. Il nostro aereo è precipitato sulle montagne. Ogni notte qualcuno dei miei uomini spariva nel nulla. Altri sono fuggiti in preda al panico. Poi è successo questo. Così ho portato gli uomini rimasti sulla spiaggia e siamo finiti prede di questi pazzi invasati. Penso sia una specie di sacrificio al loro dio che vive sulle colline. Ma sembra che io non sia stato invitato al barbecue.
Forse ti tengono per il dessert. Forse qui la carne stagionata è una prelibatezza. Davvero? Ascolta, ce ne dobbiamo andare da qui. Sai come fanno gli indigeni ad attraversare la palude? Su quali sassi mettono i piedi? Sì, ma io non mi muovo. Con questa ferita sarei una tavola. Anche perché c'è una gamba, sai com'è. Senti di quella giungla. Preferisco essere il piatto importante del banchetto. Ascolta, se trovi qualche mio uomo vivo là fuori, digli di andare lontano verso la spiaggia a nord. Dimmi, lo farai. Naturalmente. Ora va bene. Allora. Quindi. Nuovo livello. Abbiamo qua. Il livello si chiama Luogo dell'incidente. E il caro signore qua ci ha dato una mappa che ci indica... Eccolo qua, mappa della palude. Le pietre... Oh, merda. Sì, malissima. Vabbè, non importa. Lo faremo, ce la faremo. Non vi preoccupate. Fidatevi. Allora. Allora, io direi di attraversare questo. Ah, questa... il problema è quale ora? 1, 2, 3, no, non è quella, allora mi sa che deve essere questa. Ok, poi... Madonna ragazzi, quella laggiù in fondo, qual è quella? Ok, poi deve essere quella laggiù in fondo, non credo che questa qua davanti, troppo facile infatti. È quella là. Alla fine non è tanto difficile ragazzi, cioè basta un attimo capire dove siamo, anche perché sono poche le foglie, quindi si capisce abbastanza. Credo che sia quella. Spero. Ok. Quella, perché a dritto di questa. Poi sarà sicuramente quella. Anche perché non è che ce ne sono altri, infatti. Sarà quella lì in fondo, poi quella lì. Oddio, no, forse direttamente quella, sapete? Porca miseria! Che cazzo! Non era quella. Va bene. È un problema, non è successo nulla, si rifà. Semplice. Molto semplice. Allora. E qua ci siamo. Poi. Questa va bene. Quella laggiù in fondo. Sarebbe stato bello se era quella vicina. Lì sarebbe stato bello. No, Lara, porca miseria, l'analogico maledetto. Che mi ha fatto andare avanti. Che se qui tocchi un minimo l'analogico, ti parte lei. Ti parte lei così a caso se te lo vuoi. Allora, 800.000 anni non è per fare sto pezzo, eh. Vedi, eh. Ah, si vede il quadrato della texture. Che bello, che bellezza. I bei giochi vecchi di una volta, cavolo. Si vede perfettamente, guardate un po'. Lo vedete? Il quadrato della boiade. Incredibile. Poi era quello, perché vedo il quadrato. Devo vedere, non è quello. Poi era
questo. Quello presumo. Poi dove? Quello là? Quello là, mi sa. Salvo però io qua, un attimo perché non ho intenzione di rifarlo se sbaglio dall'inizio, eh. Oh. Bene, bene, bene. Come un segreto, porca miseria, come un segreto. Vabbè, medikit, no, munizioni di un'arma che non ci serve a niente. Vabbè, dai, almeno è qua. Lo voglio dire. È qua. Non è poi tanto distante. E sarà là, bisogna direttamente saltare di qua, mi sa, sapete. Ok, allora ci fermiamo qua. Grazie se avete visto questa puntata. Lasciate un iscriviti al canale, lasciate attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. E noi ci vediamo al prossimo episodio, sempre su Tomb Raider 3. Ciao!